Buonasera, buonasera a tutti e ben arrivati alla quinta giornata della Lega. Allora, abbiamo una partita di Lega 2 stasera e come ci stiamo abituando ad avere la compagnia di Phoenix. Buonasera a tutti. Allora, abbiamo stasera i Bastardi di Senza Gloria, che abbiamo già seguito qualche settimana fa, che si vanno a scontrare contro i Pirates Italia, OP Ita. Come mi sono abituato, e vi sto cercando di abituare, un veloce recap della Lega, della situazione attuale della classifica, partendo dalla Lega 1. Allora, in Lega 1 abbiamo un pari merito per IRN e per i Vis a 10 punti, molto distanziati dai secondi, che sono a pari merito Marina Militare Italiana e IRN Community. Seguono i Topa con 4 punti e gli Zenith a 0. Si conferma quindi IRN tra le favorite, ma comunque i Vis sono a pari merito, quindi non stanno lasciando andare IRN. Vediamo se riusciranno nell'impresa di contestare e di strappare il titolo a IRN. Allora, per quanto riguarda la Lega 2, abbiamo i due gironi, quindi il girone 1 vede in testa i cinghiali corazzati con 9 punti, gli Ita 5 seguono con 8, gli Alon Ita con 5. A pari merito i Bastardi Senza Gloria, che andremo a seguire stasera, e gli Xmas, i Piita a 3 punti e gli Xitaxexa a 0. Quindi stasera in realtà seguiamo una partita che non sarà combattuta per arrivare alla leadership della Lega 2, però comunque sono due squadre molto vicine di punti, e chi riuscirà a prevalere sull'altro probabilmente potrà andare avanti e passare avanti all'altro. Per quanto riguarda la Lega 2, girone 2, abbiamo i TVI, che erano in testa fino alla settimana scorsa a 8 punti, sono stati raggiunti dagli RMI. Quindi abbiamo due squadre a pari merito in prima posizione, i DIF con 7 punti, i Big con 6, i Gondolieri, quindi Marina Italiana dei Gondolieri a 4, gli Ita a 2 e gli RNNI ad un punto soltanto. La classifica si sta un po' sviluppando con alcune squadre che stanno combattendo per raggiungere il primo posto. Vi ricordo che questa è la quinta giornata e per quanto riguarda la Lega 2 è non la penultima, ma ci saranno soltanto 7 giornate, quindi ancora 3 giornate, compresa questa, e poi la classifica sarà definitiva. Allora, per quanto riguarda stasera, invece, le mappe su cui andranno a scontrarsi i BSG contro i Piita sono queste. Abbiamo Mare della Fortuna, Sea of Fortune, e Lacrime del Deserto o Tears of the Desert. Queste sono le prime due mappe. Nel caso si arrivasse a un pareggio, la terza sarà mi confondo sempre Island tra of Ice. Islands of Ice, che ce l'ho in italiano, volevo dirlo in italiano prima, ma poi nella mia testa è partito l'inglese. Isole di ghiaccio. La partita stasera sarà al Tier 10, quindi vedremo come queste squadre di Lega 2 affronteranno il Tier 10. Al che ti faccio la domanda, perché sei qui, mi hai ascoltato in paziente e religioso silenzio, e la mia domanda di stasera è: secondo te stasera vedremo un Goliath? mi aspettavo un'altra domanda. Dopo ti concedo di Stasera rispondere alla vedremo domanda che no ti un volevi fare. Goliath. Ma non dovremmo vederlo.
Però Non non te si lo fa mai. aspetti o Questa è lo la mia vorresti? risposta molto, molto politically correct. Sì, no, infatti mi sono molto deluso dalla tua risposta. Mi hai Tu veramente stai molto cercando di deluso. provocarmi, e questa è la verità. Ma io non cascherò nelle tue provocazioni. Va No, bene. comunque è una nave che secondo me non ha un posto, ma proprio un posto nel gioco. Non dico che non sia decente, dico solo che diciamo, si cerca di solito di optare soprattutto nel competitivo su navi che sono il più possibile adatte ad un certo ruolo. E il Goliath ha dei pregi, ha molti pregi anzi, ma è mediocre più o meno in tutto quello che fa. Quindi non direi proprio che non è adatto a nulla. Cioè, quando si è mediocre in tutto, non si è adatti a nulla alla fine della fiera. sì, diciamo che non eccelle in niente, ecco. Ok, un Ecco altro questo. modo di Ha dire un la stessa cosa. DPM ridicolo, Ha un assolutamente DPM. ridicolo. Tutto quello che fa lo può fare meglio un Harry con l'inerzia fuse, e quindi sì. Sì. Un po' me l'aspettavo come risposta, però allora ti comunico che io sono entrato in sala addestramento. Ah, io avevo appena visto il mondo. Entro immediatamente. Tranquillo, tranquillo. Io pensavo che mi volessi chiedere chi avrebbe vinto, ma. Ah, no, vedi che ti ho permesso di essere più politically correct senza problemi. Beh, Però il a questo punto te DSG lo sei gliel'avevo chiesto, già. te lo sei chiesto, a questo punto devi No, io anche me lo sono risponderci. chiesto, ma come le altre volte, ripeto che. Allora, il DSG, quello che posso dire è, non so chi potrebbe vincere perché a questi livelli è difficilissimo da pronosticare, non conoscendo bene le squadre. I BSG che abbiamo visto l'altra volta li ho visti, diciamo, decentemente posizionati e comunque con un'ottica di squadra decente, o almeno un inizio di ottica di squadra. Vabbè, i Pita non li conosciamo in I realtà, Pita quindi. E non ho assolutamente idea, quindi vedremo come si comporteranno. se non mi sbaglio, ma forse mi sbaglio, entrambe le squadre sono la prima esperienza in Lega. I Pita non. I BSG ne sono quasi certo. Per i Pita potrei avere dei dubbi. Però è problema mio, oggettivamente. Ok, ci stanno salutando. Io posso intanto, vabbè, intanto siamo cattura finestra, c'è qualcuno qua. Siamo spettatori, quindi non vediamo le navi, non ci sono problemi. Allora, prima mappa, Sea of Fortune, tier 10, quindi ci aspettiamo sorprese. Ti vorresti vedere co Beh, cosa vorresti vedere stasera Sea of Fortune è la mia mappa preferita, possiamo dire. Addirittura la tua mappa preferita. In competitivo, sì. Il Ok. random è forse la peggiore, cioè, dopo Tears of the Desert, è quella che voglio giocare di meno in random. Perché la gente non capisce, cioè, il giocatore medio di World of Warship non comprende come giocarla, Sea of Fortune. Quindi le persone fanno le peggio cose o stanno in A1 tutta la partita. Quindi sono curioso di vedere. Diciamo che mi aspetto, visto com'è la mappa, mi aspetto due radar, non di più, perché comunque è molto. Si gioca in clan battle, cioè torneo come modalità, vero? Se si gioca in torneo mi aspetto due radar perché non è una mappa in cui necessiti di più di due radar, secondo me. Almeno con questa composizione di navi con una sola BB. Quindi Poi ti aspetti parecchie unità che vadano in flanking.
piuttosto Sì, che o più di un navi DD, stazionarie. O più DD, ok, con un certo, DD, diciamo, un DD flanker, che può sì. essere un sommerse, uno shimakaze, non lo so quale altro, diciamo questi sono i migliori, poi. Sì, E mi aspetto un dobbiamo anche vedere contester, cosa le che può squadre hanno a essere un grosso disposizione. boy, un gearing, un daring, ancora meglio. Ci saranno dei Kleber? Ai posteri, Lardo Sant'Anna, dici. Saranno dei Khabarovsk? No, Kamarovsk non ci saranno. Io prima o poi riuscirò a convincere qualcuno a fare una gara competitiva con un Khabarovsk. Ce la farò. Prima di morire riuscirò a farlo. O a vederla almeno. L'anno scorso abbiamo visto un Kiev che mi rese molto felice vedere un Kiev. No, forse non l'anno scorso, 2 anni Il fa. Kiev non è male come Beh, l'anno scorso, era l'anno scorso. però non mi puoi dire che non accetti un Khabarovsk, ma accetti un Kiev Altierotto, su. No, è diverso, è completamente diverso. A Altierotto il Kiev è, cioè, a parte che se vuoi usarlo come cruiser, è un ottimo cruiser. Cioè, Sì, puoi ma anche il combatterci. Khabarovsk è un ottimo cruiser. È un ottimissimo cruiser. Ti sto provocando. Sì, ma il Kavarovsk ha a che fare con Stalingrad e Venezia. Perché Lo so. beccano una bella salva, ti tolgono 15.000. E quindi Sì, quello è il sì, problema. sì. Mentre a tier 8 non c'è niente praticamente del genere. Ok, e Non esiste, cioè ci siamo sono. perfettamente d'accordo. Però allora io, provocatorio, ti chiedo, ma allora, ma anche il Kleber, se prende una salva di Venezia, non sta tanto bene. Come la mettiamo? Il Kleber è molto più difficile da colpire di un Khabarovsk, uno. Fa armare, sempre partendo dal presupposto che sia un Kleber, è a 12 km e mezzo da un Venezia e viene spottato, o anche a meno di 12 km e mezzo, cioè si beccherà una salva da almeno, se il Venezia sa mirare, beccherà una bella botta in ogni caso, cioè non importa che è un Kleber. Però il Kleber è più veloce, ha il reload booster che in caso di dover attaccare un DD cosa uno strumento Va eccellente, bene. e ha e la possibilità con la sua velocità e i suoi torp di crashare navi che non possono sostanzialmente farci niente, cosa che il Kavros non può fare Va nell'angolo di bene, Torp, va eccetera. bene. Hai argomentato a Quindi sufficienza, direi. Sei riuscito a è quello che mi demolire la viene mia tesi richiesto. indifendibile. No, come È quello che mi viene richiesto. è? Perfetto, perfetto. Va benissimo. Allora, dunque, diciamo che i Bastardi senza gloria sono già in 7 pronti. Stiamo aspettando qualche epita ancora. Diamo una letturina ai nomi dei. Iniziamo a familiarizzare con i nomi, dai, così almeno forse riuscirò a non fare casino poi durante la partita. Allora, abbiamo i Bastardi senza gloria che schiereranno Al Satan 73. Cristoforo, direi Colombo, immagino, non lo riesco a vedere tutto. 007 007, mi viene automatico. 00 Andreas 00, che forse è una O però. Non lo so. Secondo te sono 2-0 o 2-0? Non lo so, secondo me sono 2 O, forse è un po' troppo larga È per un essere po' un 2. larghina, sì. Seboita, Capitan 347 che è il creatore della stanza, Plutone 77 e Roby 1966 cose. Per quanto riguarda i Pita, 007, vedi che c'era 007. Giuro non l'avevo visto prima. 007 Falco, 86 Frank 86, Don Demo, Merkenan, Super Zio, X Tormento X,
XX Kirk XX. Questi sono i giocatori. Manca ancora un Pita. No, in realtà mancano due Pita. Sto leggiucchiando la chat. 007 Falco sarà spettatore. Quindi ai Pita mancano due giocatori ancora. Ok. Magari se non ci facevi vedere lo Shimakaze, Yuzi, era anche meglio. Quindi immagino che vedremo uno Shimakaze. Come abbiamo fatto a vedere uno Shimakaze? Yuzi ha messo la nave prima di essere messo nel team. Bello. Sì. O forse è tutta tattica. E ora sarà un Kleber. Sì, sì, possibile. Falco è stato spostato perché non si sa, ok? Comunque ora i Pita dovrebbero essere... No, devi andare di là perché sennò non spetti. Devono mettere un bot. Ma non posso, non... Lo so che non possono, ma perché? Il regolamento purtroppo, tra virgolette, prevede la possibilità di avere degli spettatori. Se lo lasciano lì, comunque non scenderà in rimane nella stanza e non vedrà la partita. Non so se esplode, però il problema è quello. Perché non può metterlo? Comunque, siamo alle 9.32 con il delay di 5 minuti, vi ricordo, e quindi abbiamo già un ritardino di 2 minuti. Tanto salutiamo CPBMW, Darfalco, QQYYWKK, SBT, che non hanno scritto in chat, ma li vedo. Probabilmente hanno impostato 7 contro 7. Ok, non possono. Che diavolo stanno combinando? Perché probabilmente chi ha creato la squadra la stanza ha preimpostato i limiti delle navi e quindi non possono. Ha messo un filtro, immagino. Ok, dicono di essere pronti, quindi forse hanno rinunciato allo spettatore. E siamo partiti. Quindi parte la quinta giornata della terza edizione della Italian Cup, della Italian League, scusate. BSG contro PITA. Allora, abbiamo Bastardi senza gloria che schierano Nayamato, un Demoid, c'è stato lo spoiler, un Demoid, una Zao, un Moskva, uno Stalingrad, un Giring e un Kleber. I Pita erano a Kurfürst, un Demoid, un Stalem, un Venet, uno Zao, una Moskva e uno Shimakaze. E quindi configurazione con 2 DD più o meno, se vogliamo considerare il Kleber un DD, per i Bastardi senza gloria, e un solo DD che è uno Shima per i Pita. Allora iniziamo con lo schieramento. Direi che il Kleber va in flanking verso C, mentre Giring va in flanking anche lui, ma verso la zona larga di A. Demoin, Zao e Moskva si stanno dirigendo verso la destra della squadra. Lo Stalingrad è centrale, probabilmente si metterà dietro l'isola per radarare sia B, C e possibilmente una parte di C, B, A e una parte di C, e la Yamato che lo segue lentamente. Per quanto riguarda i Pita,
Allora, lo Shimakaze sta andando, diciamo, direi da solo per il momento verso C, anche se lo stanno cercando di seguire lo Zao e il Venezia, che restano parecchio indietro in questa. Erano purtroppo dall'altro lato dello schieramento. Il Salem sta andando in F5, dietro le isole direttamente lì. Des Moines si sta allargando verso le linee 1 e 2, non so dove si posizionerà. La Moskva sta andando stranamente, diciamo, ad specchio allo Stalingrad, Qualcuno è andando in spottato. F6, Colpi della Yamato sulla sulla Kurfürst. Kurfürst, che Ed è è spottato lo parecchio Shima. Il centrale. Kleber ha spottato lo Shima. Shima E che smocca. vedo, stiamo andando Ah, malissimo. non lo vediamo più. Ha attivato il reload boost il Kleber. Vediamo se riesce a continuare a prenderlo. No, non lo vede più. Sì, lo Sì, sta prendendo. Ed lo ora è di prende, nuovo è spottato. Radar dello arrivato, è arrivato. Stalingrad. Purtroppo il Kleber ha usato il reload boost e l'ha sprecato, tra virgolette, però comunque può ancora far del male a questo Shima e probabilmente non riuscirà a tirarlo giù. Altro Non lo radar so. di risposta del Moskva e quindi anche il Gearing è spottato, direi. Non lo so, questo Shima ci sta prendendo Lo Shima sta rischiando di andare giù molto rapidamente, sta 1900. continuando. Sì. 1960. Altra salva del Kleber, restiamo un attimo su questa No, azione. in acqua questa. Però lo Shima ha sparato, Però quindi. continua a essere spottato, lo Shima. Perché ha sparato? Ha sparato prima, lo Shima. 640 e sì, Arena. Sì, È Arena. morto. È sparito. Colpo, soltanto uno. A quanto è rimasto? Diamo un'occhiata A veloce. 310 e Ok. arrivano. No! No, Fuori, no, fuori! no, non lo vede più, non lo vede più, 310! non lo vede Anzi, più. 310. Non lo vede più, si è salvato per il rotto della cuffia. Vediamo un attimo di qua. Radar del Moskva dei BSG che spotta quindi tutta la formazione in realtà. Vediamo anche il Des Moines che è in mare aperto, non è dietro un'isola. Sta Sto notando. spingendo. Sta E il spingendo, ma non Salem capisco perché non lo ha so. preso posizione, ma in realtà non è dentro il cap. O sì? Sì, è dentro il cap. Il Salem è dentro il cap. Il Salem è dentro il cap. Il Gearing è coperto dietro l'isola. In realtà, è in una posizione in cui non potrà far molto. Finché è spottato di lì, non ci potrà Io non uscire. capisco perché questo Des Moines non stia sparando a P. Quella Moskva Sì, potrebbe sì, sì, tranquillamente sì, essere sì, sì, cittadellata sotto sì, sì. i 10 km sparando qui. Sì, e tra l'altro, il problema di questo Des Moines è che è spottato. È l'unica nave spottata dei Pita. È a metà vita. E ha una Zao, un Des Moines e un Moskva e ora anche la Yamato che gli stanno sparando. Ha spottato il Venezia dall'altro lato. Sì, Arrivano adesso tutti i gli colpi della stanno. Yamato. Vediamo se Super Zio riesce a sopravvivere. Sì, tutti in acqua. Però comunque deve riuscire ad È sotto andare. il fuoco di Non riuscirà quattro ad andare navi. Tra undetected. È troppo vicino. l'altro, cioè, se va troppo indietro c'è lo Stalingrad. Direi che Super Zio ha i minuti, i secondi contati. Sì, sta anche dando il Non fianco riuscirà, allo non Zao riuscirà. e alla Des Vediamo Moines, dei qua. colpi di AP del Salem che si è riposizionato. È uscito dal cap il Salem? No. Il Des Moines è morto ora. Cosa? Non è riuscito a tradare. È il Des Moines morto, sì. Prima kill. Prima kill. Diciamo che possono scambiare per il mostro, eh? Beh, in realtà, come ha capì, ne hanno persi parecchi. Dall'altra parte il Botta Kleber ha sul preso. Kleber. Botta sul Kleber. Si sta girando nel momento sbagliato perché non Si si ludi vede dello già il Shima. corpo. Li vediamo Si rivede adesso. perché si sta angolando. Salva molto larga. La Yamato di Andreas è molto lontana in realtà. Non potrebbe essere spottato lo Shima. Lo Shima non è spottato. Il Kleber è Allora, spottato. perché ha sparato il Kleber verso la fine? Ah no, no, Ah, forse ha no, 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 no. sparato nella direzione Colpi sul dell'RTS. Kleber del Venezia. Vanno in acqua quasi tutti. Rischia di prendere un siluro. Sì, ma rischia No, grappa. no, 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 no. Ora lo Shima è spottato. Ora lo Shima è spottato. Fuoco del Kleber Ora sullo va giù. Shima. Ora andrà giù. Manovra, ma va giù, non riesce a evitarlo.
Ora vediamo se il Kleber riesce a sopravvivere il Colpi del Venezia sul Kleber, tutti in acqua. Colpi del Moskva, tutti in acqua. Vediamo se la Kurzawa stava pushando, ma poi si è ha interrotto il push. Eh? Non capisco perché. Colpi in acqua sul demone. Tra l'altro sta dando il fianco a tutta la formazione nemica. Non che sì, ma infatti io pensavo che sarebbe stata un'ottima mossa, secondo me. Siluri del Ghiring sulla Kurfürst. Pensavo che pushaste la Kurfürst direttamente verso il Moskva e il Ghiring. E purtroppo è rimasta da sola, a parte che era già in minoranza perché aveva il Des Moines e il Salem. Il Des Moines è morto. Sì, hai ragione, ma guarda ora in che posizione si trova. Ah, ora è in una posizione sotto pessima. Fuoco, ora è una posizione pessima in cui non può veramente far niente se non dare HP al nemico. I Piita partono veramente in salita. Beh, in salita è dir poco. Mi dispiace dirlo, però Radar del Moskva di Seboita spotta. È una situazione quasi disperata questa. Hanno perso buona parte. In realtà hanno il controllo dei cap per adesso. Sì, ma però non hanno modo di difendere le posizioni che hanno guadagnato adesso. Stanno cercando di non so far cosa, di difendere, ma è anche vero che i BSG colpi sul Salem il Salem sta prendendo molto bene, il me, Salem si sta trovando lentamente strangolando gli avversari. Il Salem è morto, il Salem ha un Des Moines di Cristoforo Colombo sul fianco, la Zao, e gli ultimi colpi della Zao tirano giù anche il Salem. Hanno perso quella posizione quando hanno perso il Des Moines e quando la Kurfürst è tornata indietro. A quel punto hanno lasciato libero il fianco e i flanker dei Bastardi Senza Gloria hanno avuto modo di scendere. Il Moskva è in broadside al Des Moines e lo devasterà. Sta cercando di tankare uno Stalingrad, ma ha dei siluri del Ghiring che probabilmente non lo impensa. Sta andando avanti. Prende un siluro del Ghiring. No. Per un millimetro. Però ci sta proprio beccando le cittadelle del Des Moines. E ora anche il Moskva di Seboita sul fianco. Sì. Questo Moskva è destinato a morire se lo prende il Moskva di Seboita. Beh, direi che la Kurfürst, sì, no, la partita non ha veramente più. Che bella cosa palla del Moskva. Il Moskva dava tutto il fianco alla Kurfürst. Sì. Beh, sì. 25.000 di donne. Sì. Può stare. Sì. Una piccola rivincita. È la prima. Probabilmente la Kurfürst morirà ora. No, non è spottata. Spara adesso e quindi è di nuovo spottata. Sì. Vediamo se gli entrano i colpi. Lo Stalingrad è ben messo in realtà. Ben angolato. Quindi, sì, infatti. Colpi del Des Moines, colpi della Zao. Sì, al prossimo incendio la Kurfürst riesce a tornare undetected. Quindi non, è incendiata, è di nuovo spottata a tratti. Ora dovrebbe andare undetected. Sì, ora è undetected. Vediamo soltanto la Zao sull'altro fianco, che sta ingaggiando la Yamato di Andreas, che sì, è a mezza vita. Radar di Roby, dello Stalingrad, che vede il Venezia. In realtà riesce... No, non riesce a raggiungere la Kurfürst, è spottata perché ha sparato. Il Venezia cerca di piazzare degli AP nel fianco... No, non è un fianco. La Stalingrad è ben messo. Quasi morto. Se continua ad andare avanti, rischia di dare un po' il fianco al Venezia. Ma infatti, il Venezia risponde con gli AP. Ma qualche cittadella è entrata. Il problema è che ha su di sé anche i siluri del Ghiring, che probabilmente lo prendono. E se questi erano del. Non ho visto quanto li ha fatto, ma. Anche lo Stalingrad stanno bullizzando
Pita praticamente. Rimangono soltanto il Venezia e lo Zao, tra l'altro lontani uno Oh, lo Zao non si dall'altro. sta occhio, colpi Lo dello Staring, Zao lo Zao è spottato. per poco, Vanno in acqua. leggermente. Ma Diciamo tra l'altro che sta caricando. dire disperata è poco. Sì, no, È finita. sì, assolutamente. E di nuovo spottato anche il Venezia. Adesso lo Zao o dal fianco alla Yamato o dal fianco allo Stalingrad. Deve scegliere di quale morte vuole morire. Direi che opta per morire di Stalingrad. Anche se forse riesce a mettersi dietro l'isola. E lo Stalingrad ha il Venezia a cui pensare, forse. Vediamo un po'. Però sì, si tratta veramente di i bastardi senza crolli hanno perso soltanto il Moskva perché l'hanno spinto per dare una mano a eliminare la nave che era dentro il CAP, quindi diciamo che l'hanno mandato a un suicidio assistito ma calcolato e non hanno perso niente in realtà nel perdere il Moskva. Il Venezia è tornato undetected. Sono stupito. Sui luri della Zao sulla Yamato. Vediamo se entra qualcosa. Sono stupito che il cronometro comunque dica. Non dia una vittoria ancora Eh sì, perché il netta, cap perché comunque i erano. punti sono ancora. Sì, hanno tenuto i cap per un Però bel nel po'. senso che non conta Quindi. niente. No, no, Beh, oddio, quel Giring si sta suicidando sostanzialmente. Si è suicidato. Ma è FK? No, non è FK. Allora, stanno indietro ora. AP, Però, no, perché AP? perché aveva carichi gli AP prima da quando sparava allo Stalingrad. Il Kirin Oh, è finita. sì, Guarda quei filori. Doveva frenare immediatamente, non ce la farà mai. Ecco e va giù. Plutone risolve il problema a Venezia che in realtà non era un problema e la qua. E la Zao Yamato muore in questo finisce il esatto gioco. istante. Direi che non c'è stata partita in questa prima gara. I Bastardi senza gloria si aggiudicano la prima gara di questa quinta giornata. I Pita sono riusciti a strappare una kill. La Kurfürst si è tolta una soddisfazione eliminando il Moskva dei Bastardi senza gloria. Ma per il resto. Mi hanno lasciato un po' dubbiose alcune posizioni, soprattutto sul fianco sinistro dello schieramento dei Pita, quindi A quel me Des da Moines. entrambe le parti, sinceramente, perché anche i BSTG, vabbè, non è così insolito trovare un radar nella posizione che aveva il Des Moines in questa partita. Però solitamente è un Moskva o uno Stalingrad per avere il lungo raggio, e invece si ha un Des Moines nella posizione che in questa partita avevano lo Stalingrad. Per il resto, no, anzi, i BSG mi hanno sorpreso. Avevo parlato del Kleber e sono stato deluso. Una bella partita, certo. Mi dispiace perché il Des Moines dei Pita, cioè io non ho capito se gli è stato detto di fare quello che ha fatto o lo ha fatto autonomamente, ma Io quando l'abbiamo visto cioè, partire verso quella direzione mi immaginavo che avrebbe preso posizione dietro le isole evitare un per push, cercare di scoraggiare tenere, un push, esatto, ecco. scoraggiare un push da quel lato e magari riuscire a trovare qualche broadside che ne so, nel Des Moines che in genere si piazza vicino fuori dalle isole del Cap di A. Però poi è andato avanti in mare aperto, forse perché in quel momento non vedevano ancora niente, pensava non ci fosse. No, non so, perché io stavo seguendo la visuale dei BSG, quindi non avevo la visione, dei Pita in quel momento. Forse avranno valut il field commander avrà valutato di tentare di far avanzare il Des Moines in quel modo. Ma Non.
Non so, però hanno anche perso. di Hanno non perso. fargli sparare a P sul fianco di un Moskva, ma che Sì, quella è direi stata di forse. no. Quella, diciamo, forse è stata più un'inesperienza. Che si vedono spesso giocatori di cruiser americani pesanti che usano indistintamente HE, sottovalutando in maniera eccessiva e quasi non trovo la parola, ma ce l'ho sulla punta della lingua, criminale, sottovalutando in maniera criminale gli AP del Des Moines. Non so, vediamo come rispondono i Piten. Questa che in realtà è una delle mappe più terribili. Io direi odiose, senza stare troppo a discuterne. Tears of the Desert, o per gli amici, Tears of the Cruisers. E in una partita in cui potenzialmente ci sono una corazzata, un DD e 5 cruiser, ci saranno tante lacrime. Qualche minuto che il settimo è crashato. Ok, abbiamo un crash, perfetto. Come da tradizione, non ci facciamo mancare niente. Però sono 7-7. Sì, però probabilmente non. Ha avuto il tempo di rientrare. Probabilmente sì. Tanto buonasera a Dark Falco e buonasera a Fr386. Vediamo se riusciamo a identificare dei cambi di giocatori. Direi che per i Pita non ci sono sostituzioni. Per i Bastardi senza gloria non vedo sostituzioni neanche per loro. Quindi confermano le squadre. Vediamo se confermeranno anche la Sono formazione, ovviamente. Non è detto. curioso di rivedere il Kleber. Secondo me lo rigiocheranno visto come è Qui andato. io lo vedo anche giocato, cioè lo vedo un pochino più produttivo forse. Voglia molto, molto più produttivo. Quindi speriamo di rivederlo, anche perché è una nave che è la prima volta che vediamo quest'anno. Non vorrei dire Beh, sì, dopo il castronerie. nerf del Dopo il concealment, nerf ha subito molti. un pochino di ha perso un po' di punti, anche se in realtà ora Wargaming ha l'abitudine di correre di nerfare le navi nel modo sbagliato, quindi in realtà è rimasto il mostro che era prima, è solo un pochino meno stealth, ma ha ancora tutti i pro che aveva prima, se non il fatto di non poter più lanciare siluri da stealth, anche se in realtà comunque lo fa ancora, c'ha pochissimo margine, ma ancora può lanciare siluri se si investe nel concealment, anche se non è una build, cioè ci sono Diciamo varie che build hai per 0,2 km di. sì. Beh, però Se la nave non ti sta garantisco puntando per verso di te, è esperienza che se impossibile. la nave ti sta venendo incontro e te ne stai andando, sono più che sufficienti, perché comunque lanci prima da undetected e lei ti viene incontro, quindi ha tutto il tempo di coprire la distanza. Allora, questa volta i Pita saranno verdi, quindi li seguirò un pochino di più, e i BSC sono la squadra rossa, o bravo. Controllo di aver. Sì, ok, le formazioni e i punteggi sono corretti. Quindi vediamo se i Pita, con la loro Kurfürst, il Des Moines, il Salem, il Venezia, lo Zao, la Moskva e lo Shima, quindi non cambiano la formazione, riusciranno a strappare il punto per il pareggio che li porterà alla terza partita ai Posso BSC. dire una cosa? La formazione di Io BSC dopo il tuo pensavo. commento, grazie, perché c'è stato un cambiamento che ti renderà molto triste. Sì. No, non mi rende triste. Io sono pro 2DD in No, no, questo il momento. cambiamento che ti renderà triste è che non è più un È che Kleber. non c'è il clever. Sì, hanno scelto di scendere in campo con due Giering. Ma non è quello che intendevo. Quello che intendevo è che il Salem, io speravo fosse una nave
utilizzata appositamente per Wheel of Fortune, okay. Perché c'è la posizione in cui si è messo che è forse la posizione migliore per un Salem in questo gioco. Tanti da morire in quella posizione, hai un radar corto, ma in quella posizione può essere comunque usato, e secondo me è un'ottima nave lì, ma a Tiro del Desert qua soffrirà tantissimo, anche perché sta andando nella posizione che generalmente viene presa dal Des Moines, e quindi non avrà il raggio del radar per arrivare a coprire il cap di A. Probabilmente il Salem è una scelta obbligata per i Pita, non lo sappiamo, ma forse è quello il problema. Ma che dimmi? Probabilmente, anzi certamente, vedremo un push BC. Te proprio sei entusiasta dei push, ti rendono proprio... Sì, mi rendono felice. Sì. Allora, tanto felice. I Pita cercheranno di conquistare il cap di C con Oshima, seguito da Zao e Venezia, che sono quelli che quindi dovranno contrastare il push che prevedi. Il Salem con il suo radar cortissimo sta andando nella posizione di solito presa dal Des Moines, la Kurfürst segue in mare aperto preceduta da Moskva e Des Moines, che non si stanno allargando moltissimo ma non sono neanche vicini alle isole, quindi andranno vicino all'isola bassa probabilmente. Ah, sì. Tra l'altro è geniale quello che sto vedendo dei BSG. I BSG hanno appositamente appositamente ritardato il cap di B per non far capire che stanno pushando B, perché si sono allargati tantissimo con Stalingrad e Moskva, facendo entrare solo quando è arrivato lo Stalingrad in B, quindi non dando l'impressione Giring e Shima rischiano di spottarsi a breve. Rischiano di spottarsi adesso. Esatto, vediamo come rispondono. Colpi dello Shima sul Giring, tutti in acqua. Il Giring invece è preciso. Arrivano i colpi dei Pita di tutta la squadra. In realtà, in realtà adesso il Giring non è più spottato. Non è più spottato. Non hanno un radar da questo lato, quindi non possono. No, non hanno il radar. Gli unici loro occhi sono lo Shima di Yuzi, che adesso è dietro l'isola. In realtà ha lanciato dei siluri che non capisco. Ha lanciato dei siluri verso la posizione. Spero di no. Perché se no, quello che. Questi siluri non hanno stato. La mia idea è che lui abbia previsto una battleship centrale in quella zona e abbia detto: ok, preventivamente lancio siluri in quella direzione. L'avrebbe spottata. Se tu hai siluri da 12 km, non so che l'avrebbe spottata, però fammi avere la speranza che non siano siluri a 20 km, ti prego. Io invece temo che lo siano. Mi dispiace. Mi dispiacerebbe se lo fossero. Ti posso confermare che sono siluri a 20 km. Vediamo, fammi vedere a che distanza sì, sono sì. Ora. Sono a 20 km. Sono a più di 12 da dove sì, li hai lanciati. Sì, sono a 20 km. Sono assolutamente a 20 km. Sì. Ok. Ecco qua. Ah no, sono a 20 km con l'accelerazione. Sono a 20 km con il torpedo acceleration. Adesso lo Shima è spottato. Io non commenterò questa cosa. Adesso lo Shima è spottato. Perché no? Scommentala con me. No, la commentiamo appena vedremo. Vediamo, seguiamo questa cosa, poi a freddo la commenteremo. Lo Shima, tra l'altro, è in una posizione in cui può rispondere al fuoco del Giring soltanto con la torretta anteriore. Adesso riesce ad angolarsi per sparare con tutte le torrette, ma riesce anche a mettersi in copertura dietro l'isola, perdendo con questo 15.000 HP di vita. Bene o male sì, no, in realtà aveva perso un po' anche prima, quindi sì, facciamo un sunto della situazione, che comunque in queste prime fasi lo Shima ha perso molta vita e quindi dovrà cambiare il suo approccio alla partita probabilmente. Radar dello Stalingrad o del Mosca sono lontano, non riesco a capire, ma sono molto vicini, quindi siluri del Giring sul Des Moines, vediamo se riesce a evitarli. Sì, riesce a evitarli, sì, tranquillamente. Risponde con
La idroattiva Lacurvus dei Pita è in spinta, non seguita dai suoi cruiser. Posso dire una cosa? Questo Des Moines dei BSG sta pushando in un gap estremamente pericoloso, sapendo che c'è uno Sì, Shiva. lui Però sa, ma lo Shima forse non sa perché. No, in realtà guarda, sapeva il perché era Giring sta spottato. tornando. Perché È sono. così, Lore? Sì, È così, Lurie del Lore? Gearing, sì. Dello Shima Kase, sì. Sono. Intanto stanno Secondo anche me sono in arrivando anche ritardo i questi siluri della signori. Zao e della. Del Venezia, ma sono tutti a vuoto. Sì, I tutti a BSG vuoto. stanno avanzando senza fermarsi. Tanto è vero che il Des Moines di Cristoforo Colombo è al sicuro adesso dai siluri dello Shima. Non sappiamo dove sia il Posso dire Gearing, una cosa? ma. Il gearing dei BSG ha l'RPF sullo Di Shima, nuovo sta spottato. Di esattamente nuovo spottato. lo Ok, Shima quindi o sì. il No, il gearing? Gearing è stato spottato. Io sono sulla visuale dei Pita. Quindi ti Il posso dire gearing suo che è stato lo spottato. il Gearing subì. Ah, Gearing ok. subì per un millesimo di secondo è stato visto, quindi lo Shima sa di essere braccato. Vediamo come reagirà Beh, i suoi siluri sono stati precati assolutamente, come immaginavo. il Gearing, in realtà il Gearing a nord non è ancora mai stato spottato, perché comunque hanno provato a radarare, ma era fuori dal raggio. È spottata perennemente la Zao perché sta sparando. Adesso è spottato dal radar del Sal. No, del Moskva. No, il Moskva. A 12 km riesce a prendere il Gearing di Plutone. Vediamo. L'unico che può sparare sono i due il Des Moines e il Salem. Aprono Sì, ma tra poco il andranno fuoco. attack. Sta scappando rapidamente, quindi perderà un po' di vita, ma non mi Bella aspetto. salva di AP Ok, sul è sale. undetected adesso. Lo Beh, Shima ora si è messo dovrebbero. praticamente dietro l'isola, dentro il Cap di B, a contestare sapendo di avere un Gearing molto vicino. Il Gearing non può uscire a cacciarlo perché sta vedendo comunque il gruppo. Sono due push in realtà questi, eh. Questa Kremlin sta per far male al sale. Tanto male. Vediamo un po', lo Sì, il vediamo, lo sale è vediamo, lo spostato. vediamo. Ma invece vanno in acqua. Sì, arrivano gli altri. Acqua ancora. Beh, ora il sale sta. Scontro tra i Oh, DD, scontro tra i il sale sta. DD. Li vedi i siluri? No, non li vedi. Oh, i Pita perdono lo Shima. Il Gearing è spottato perché ha Double sparato. strike Sta del cercando di Gearing. andarsi a coprire. Sì, nel frattempo è morto anche il Salem. Nel giro di Direi che pochi questa cosa. secondi, i Pita hanno perso due navi importanti, soprattutto lo Shima era importante perché era i Assolutamente. loro occhi. Venezia e Zao stanno Oddio, questo kaitando via. Il Moskva dei BSG ci sta prendendo. Il Moskva è Sta spottato e è prendendo. in broadside. Sì, rischia di andare giù. Beh, è in un crossfire perfetto Sì, del sì, sì, Moskva sì. e di Zao e Tra Venezia. l'altro si sta angolando per dare il fianco a Zao e Venezia. Vediamo se sfrutteranno l'occasione. Forse ha il motore rotto? Sì. Credo che la salva del Moskva gli abbia rotto il motore. Sì, è fermo in mezzo al mare. Ripara adesso. No, Sì, sono ma è solo spenti. tardi. No, non ha riparato. Si sono spenti gli incendi che aveva, ma non riesce a riparare. E con queste salve va giù. Prima kill per i Però Pita. dubito che comunque cambierà la. E non vorrei dire, ma è di nuovo Seboita. Seboita che è stato ucciso. I Pita ce l'hanno con lui. Dunque, vediamo un po', perché il push dei BSG è andato a buon fine, nel senso hanno preso sia B che C. Si stanno posizionando adesso in difesa. Abbiamo il tentativo di contropush da nord dei Pita con la Questi su Kurfürst che Cristoforo comunque Colombo. spinge tantissimo. Sta spingendo tantissimo questa Kurfürst e non è seguita dai suoi cruiser che si Ma sono. infatti il crossfire attuato dai Pita è un ottimo crossfire. Quello che temo è che sia veramente troppo tardi, cioè che non ci sia più nulla da fare.
problema anche è quel gearing per quella Kurfürst che, ok, non riuscirà a lanciare i siluri, no. La Kurfürst sta caricando lo Stalingrad. Penso che lo Stalingrad voglia rammare. Penso che la Senza Kurfürst motivo, voglia perché. rammare. Penso che la Ma anche Kurfürst lo voglia Stalingrad sta rammare. andando Sì, sì, direttamente sì, sì. contro il top. Vediamo chi dei due. Lo Stalingrad Io non capisco perché uno Avantil. Stalingrad con 50.000 HP rammi una Kurfürst con 16.000, ma ok. Comunque è uno scambio vantaggioso Cittadella sul Des Moines prima di per morire dello esempio. Stalingrad, di Des Moines dei Pita. Allora, Sì, vediamo un che è anche attimino una Kremlin. di vedere qual è la Ed situazione, perché ecco qui il Des Des Moines. Moines di Cristoforo Colombo uccide il Des Beh, era in una Moines posizione dei Pita. orribile, Sì, diciamo. decisamente. Allora, Il Mosca ora decide di uscire? Spero di no. Ha uno Zaos sul fianco. Lo Zaos avrà P. no, Ecco che spara tra 3, 2, 1. Sì, e invece sì, li stava cambiando. Questo. sì, Beh, fanno no, male. no, solo Non... una, forse due. Sì, no, una, Ah. però comunque è entrata. Ma comunque Arrivano ci i sta una prossimi. salva ora, Si arrivare sta alla seconda. angolando, Ecco ma non abbastanza. qua, lo Zao. Due stelano E più giù. infatti. Vediamo anche Beh, adesso, direi stavano arrivando GG. dei siluri. Sì, ma infatti non c'era molto. Sì, i Pita tornano nella situazione precedente, in realtà, in cui erano rimasti con due navi, e tra l'altro sono le stesse navi di prima. E a differenza di prima, questa volta direi che i BSC hanno perso anche lo Stalingrad, ma per il resto hanno difeso bene i loro HP. Hanno quasi il doppio degli HP adesso, e tra una 17 se 15 secondi la partita è finita. Netta superiorità dei BSC, direi, senza ombra di dubbio. Hanno saputo disporsi meglio in acqua e hanno sfruttato le debolezze degli avversari senza pietà, direi. Sì, io direi che queste partite sono finora in questa stagione, direi che queste due siano le più. Quelle che sono state decise prima. Sì, assolutamente. Direi che fortunatamente, tu sai, io sono sempre molto, molto sincero. Credo che la colpa sia. Allora, il merito va assolutamente ai BSG, per iniziare, che hanno. Presto, hanno fatto due lineup per la ognuna con il con focus dell'intera mappa. Cioè, in Sea of Fortune hanno portato il Kleber perché volevano che il Kleber facesse quello che poi ha fatto, ovvero andare solitario da quel lato della mappa ed essere o sorprendere il DD come poi è stato, o essere comunque un fastidio per il resto della squadra, perché comunque pushare in faccia a un Kleber con la possibilità che ti arrivino dei torp a 80 nodi ogni volta non è la cosa più tranquilla da fare, ecco. E invece in questa hanno giustamente cambiato con il gearing, che penso sinceramente sia la cosa più intelligente, perché sia dal lato, diciamo, BC che dal lato di A è più utile. Dal lato di A perché potevamo smoccare nel caso di necessità lo Zao, scusa, permettendogli di farmare le navi nemiche in sicurezza. E dall'altro invece perché comunque è un DD versatile, probabilmente con il modulo leggendario Assolutamente. che gli permette di spottare lo Shima allo stesso tempo, ma comunque gli dà più HP dello Shima, quindi, come abbiamo visto in un 1 contro 1 diretto, un gearing vince quasi sempre, a meno che allo Shima non sia permesso di caricare. Quindi mi sono piaciute queste scelte e come sono state messe in atto, però dall'altro punto di vista i Fita hanno trovato tutte e due le partite, la prima con il push insensato del Des Moines, la seconda secondo me hanno reagito tardi,
Hanno reagito bene perché hanno messo in piedi un Sì, bel crossfire. l'idea c'era di Però hanno scendere da reagito un po' nord. tardi perché hanno capito tardi, anche grazie alla strategia di BSG che vorrei ricordare all'inizio, hanno ritardato il cap di B Sì, apposta tra l'altro mandando perché non c'era. centrale il Gearing a Esattamente, era, spottare, quindi questa era è proprio una anche proprio strategia, non era. più utile rispetto a mandarlo esterno, perché ti permette di vedere prima la disposizione degli avversari e quindi di reagire prima li vedi, prima reagisci. Esattamente, però poi hanno buttato via lo Shima. Non aveva senso fargli pushare B perché era ovvio che con tutti quei radar e il gearing in giro non sarebbe finita bene. Assolutamente. Nella scelta del Salem, come ho detto. Sì, quella non possiamo sapere se non è appunto una scelta obbligata. Se non fosse stata una scelta obbligata, anch'io sono oggettivamente d'accordo con te. Il Salem Obbligata nel su quella senso che non mappa. avevano una No, non un'altra possiamo nave sapere se di non. TR-10. Non possiamo saperlo. Questo non lo possiamo sapere. No, dico solo che Come scelta tattica è discutibile, veramente sì. qualsiasi cosa che non fosse il Salem sarebbe stata Sì, a partire dal migliore. demo, se un radar, se lo vuoi, sono pienamente d'accordo a schierarlo. Il Des Moines perché dura tanto, il Moskva o uno Stalingrad perché è lungo. Il Salem non lo usi come nave, cioè Non è una nave non è una radar, nave radar, è una nave, è anzi, una molti nave. utilizzano al posto del radar il come si chiama l'altro modulo? Cosa ha l'hydro al posto del radar? Mi sa di No, sì, non perché credo ha che il quello. defensive fire in un altro slot, se non sbaglio, quindi credo proprio che sia Sì, l'hydro. o scegli il radar o scegli l'hydro. Quindi Sì. molti lo usano con l'hydro perché in realtà è una nave sfruttabile più per il suo DPM e per la sua super real che non come diciamo come Des Moines con un radar più Anche perché forte. potenzialmente può avere un DPM maggiore del Des Moines perché puoi montargli il modulo per la ricarica rapida dei cannoni che in genere invece sul Des Moines viene sostituito dal modulo leggendario. Esattamente, quindi diciamo che è un ottimo tanker perché è difficilissimo buttarlo giù se si mette bow in, ha un ottimo DPM, ma nella posizione in cui l'avevano messo i BSG, i PITA, non lo vedevo a suo agio, ecco. Mentre nella prima mi era molto piaciuto, anzi ho pensato, è un'ottima idea per questa mappa mettere il Salem lì, perché sfrutti il suo piccolo radar in una posizione in cui può utilizzarlo. Sfrutti il fatto che anche se ha dei flanker che lo spammano bene o male, può sempre sopravvivere con la Super Ian, perché male che va, vai in retro, ti mantieni angolato, ti curi tutto, e anche se deve passare un intero radar, puoi sopravvivere molto più del Des Moines. Ma invece nella seconda partita, in Tier of the Desert, un Salem non lo vedo utile veramente in nessun posto, cioè non è un flanker, non ha un buon radar, è una mappa enorme. Non lo so, non lo so. E a questo punto una piccola nota, veloce, non ci dilunghiamo troppo, sullo Shima e Isidori a 20 km con la torpida acceleration. Ma Io io ho. l'avevo evitato di Aspetta, io parlarne. mi sono preparato. Chi stava seguendo la live l'ha visto. Dall'Ashidate sono passato allo Shima. E sarò rapidissimo nel demolire quella build. Quella di build che è questa, Siluri a 20. Siluri che vabbè, se leviamo il modulo che non leverò, diventano, quanto vanno? 62, 63 forse, 62. E sono spottati E il problema è quello. 2 km e mezzo. 2 km e mezzo. Sono relativamente lenti, relativamente, quindi non sono Beh, lenti, sì. non sono No, relativamente non sono lenti. lenti, ma non possiamo dire che siano proprio molto veloci, No, soprattutto per lo spot. però sono spottati a 2 km e mezzo. Gli puoi anche mettere la torpedo acceleration,
vanno più veloce, siamo d'accordo, 5 nodi più veloce. I Ma qualsiasi Siluri a cosa che non è una 12 BB. vanno alla stessa velocità, quindi, anzi, un pochino più veloci. No, stessa velocità, direi. Quindi riguadagni mettendo Torpedo Acceleration ai Siluri a 20 km, li accorci un po' e guadagni quella velocità che hanno quelli a 12. Quelli a 12 che hanno un po' più di danno, perché da 20.967 si passa a 23.767, quindi è un pro per i Siluri più È corti. tantissimo, È un è grosso quasi pro, ma 4K il di Mega Pro, che è no, già quasi 3K. comunque enorme, ha uno spotting che io personalmente odio dei siluri dello Shima, 1,7 km. Sono 800 metri in meno. Che è Che vuol tantissimo dire per far dare la capire a chi possibilità ti a una ascolta. corazzata di manovrare per evitarli. E con No. questo. Qualsiasi cosa puoi manovrare per evitare i siluri di Sì, prima vabbè, d'aumento. se lievita una Ogni corazzata, cosa. lievita qualunque cosa. Questo era il Penso mio che anche la discorso. Curvus. Forse io allora l'ho provato perché avendo lo Shima l'ho provati quelli da 20 perché obbligatoriamente Sì, ci devi per passare. Ci devi farmare. Ci passare, se devi, non usi la Free purtroppo ci devi Exp, ci devi passare. passare. E io l'unica cosa che sono riuscito a torpare è stata una Curvus. Non ho torpato nient'altro, mi sa qualche volta tipo le Conqueror a cui piace stare broadside ferme in mezzo al mare. Ma solo quello, perché non puoi, cioè con 2 km e mezzo di differenza Sì, li no. vedi, li spotti dallo spazio e non Assolutamente. sono veloci come abbiamo detto. Cioè, Quindi questo 65 nodi non è poco, no, dobbiamo no, dire. no, no, no. 70 sono Però, di più. però. Ok, niente. Questa era una nota, il piccolo vademecum del giovane capitano di Shima. A proposito di questo, vado a un torpedo. Posso fare un excursus che non ha A senso? questo punto fai Ma ho fatto l'excuse. un test prima di salutarci con gli altri. Ho Ok, fatto un test con il Venezia, con la Torpedo Acceleration e il modulo da ok. Il nuovo modulo, milione quello. Sì, 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 sì. dei silori. Sì. E se posso permettermi di consigliare qualcosa anche di provarlo semplicemente alla chat e a te, funziona perché hai siluri da 10 km 8, che comunque non è assolutamente poco, hai siluri che vanno a 66 nodi e Dignitoso. con 1,1 km di spot. Visto che parlavamo di spotting. 1,1 km, e soprattutto hai il reload di 72 secondi, quindi sostanzialmente li puoi spammare tutto il tempo che vuoi. Sì. Niente, Ok. era un excursus Era senza. il piccolo capitano, la piccola enciclopedia del capitano. Va bene, di Capitano Phoenix. La faremo diventare una rubrica settimanale. Potete scordarvela. Allora, signori, io vi ringrazio per la compagnia, ringrazio tutti, ringrazio, vedo adesso Al Satan che ha lasciato anche un follow. Grazie. E ci vediamo settimana prossima e sarà la penultima giornata della seconda della Lega 2. Che seguiremo. Posso anche già dirvi chi seguiremo, ma sì, vi dico anche chi seguiremo. Non so ancora dirvi quando li seguiremo, perché c'è ancora dobbiamo aspettare la conferma dei team, ma posso dirvi che noi la sesta giornata, eccoci qui, sesta giornata, seguiremo gli Xmas contro i cinghiali corazzati. Detto questo, vi do appuntamento a settimana prossima. Buonanotte, grazie dell'attenzione. Salutiamo Phoenix. Buonanotte a tutti, buonanotte a tutti. E ciao a tutti.